Guarda quella spiaggiata. Spiaggiata, ormai ha assunto il posto fisso. Sul divano c'è la conca di Carolina. Scusa, ti ho disturbato. Ti ho disturbato, spiaggiata. Che bella vita, eh. Vicino al fuoco. Eh sì, tutti i gattini randagi dovrebbero avere questa fortuna qua, di avere un posticino dove stare. Guarda questa cosciona, sei una cosciona, sei. Vi stavo per salutare, ma ho sentito che qualcuno mi chiamava e quindi ho dovuto andare a prendere. Mi sono appena svegliata la mia ricciolina. È appena svegliata. Buongiorno. Aspettate che morde un attimino. Allora, ieri sera ci siamo salutati in maniera abbastanza frettolosa. Per quanto riguarda appunto l'ultimo video pubblicato, perché era tardi, la mia vicina era stata qua, abbiamo perso un po' di tempo e quindi dovevo preparare la cena, insomma, altrimenti non ce l'avrei fatta a pubblicare il video. Per cui vi ho accennato brevemente la questione che riguarda il nuovo divano, però in realtà non vi ho detto diverse cose e poi soprattutto dopo cena con Omar abbiamo un attimino ragionato. E lui vorrebbe fare delle modifiche rispetto al modello che abbiamo ordinato e al preventivo che ho fatto fare. Allora, praticamente una cosa che non vi ho detto è che poltrone e sofà, perché appunto è lì che lo prenderemo, offre il ritiro dell'usato e gratuito se è entro una certa misura. Adesso valutiamo un attimo. Chiediamo ancora a mia suocera, perché questo è macchiato, come vi ho già detto, ha delle macchie permanenti ed è appunto rovinatissimo perché comunque, anzi rotto, non rovinatissimo, perché comunque tutta la piumetta interna, essendosi rotto. Oh! Scusate, ho dovuto interrompere un attimo. Stavo dicendo perché appunto ha i cuscini rotti anche e quindi tutta la lanetta all'interno è uscita. Io la chiamo così, però non so come si chiama esattamente. L'imbottitura, ecco, è più corretto forse. E chiediamo ancora un attimo se lo vuole lei, altrimenti per noi sarebbe più comodo, glielo lasciamo ritirare a loro. Anche perché per darlo a mia suocera poi glielo dobbiamo portare noi, bisogna essere in due perché comunque in ascensore non entra e quindi è un pochino più scomoda la cosa. Dovrebbe, diciamo, spenderci più soldi sopra, anche perché c'è il rivestimento nuovo che deve essere comprato. Ma cosa vuoi? E qui adesso comunque le chiediamo, nel caso lo facciamo ritirare da loro, così non abbiamo neanche il pensiero, il problema più che altro di doverlo smaltire.
Altra cosa che volevo dirvi, mi avete detto aspetta che ci sono i saldi, è vero, i saldi sono già iniziati, non sono su tutti i modelli, infatti ovviamente sul nostro modello non c'è ovviamente, però i saldi, mi hanno spiegato ieri in negozio, valgono solo per i divani esposti, nel senso che tu hai un ulteriore sconto, quindi lo prendi con lo sconto dei saldi, ma solo sul modello esposto. Non lo puoi ricevere subito a casa, perché devi aspettare la fine dei saldi. A me sinceramente il pensiero di prendere quello esposto, che provano un po' tutti, toccano un po' tutti, non mi fa tanto impazzire. Non perché lo toccano tutti, perché comunque uno lo può disinfettare, ci sono diversi strumenti oggi, diversi prodotti, però è una questione proprio di non vorrei un divano che, cioè, sul quale si sono già sedute 200 persone, poi lì il sabato e la domenica in quei negozi è sempre pienissimo, quindi non mi va, per cui abbiamo optato appunto per prendere quel modello lì, evitando appunto i saldi, anche se mi fosse piaciuto un altro modello, sinceramente non avrei accettato, ecco, di prendere quello esposto. Poi ovviamente dipende, perché se tu prendi un mobile esposto, il mobile non è che lo toccano tutti, magari possono aprire un'anta per vederlo internamente, ma un divano è diverso, perché io vedo tante persone che vanno lì, si sdraiano, i bambini salgono sopra con le scarpe, e questa cosa sinceramente non mi fa tanto impazzire. Ehi, ti sei messa vicino al tuo amico orsone? Eh? Buongiorno. Ah, buongiorno. A proposito di divano, devo sfoderare quello, ragazzi, perché è ridotto in uno stato pietoso, pietoso. Poi ieri che è venuta la nostra vicina, non vi dico, cioè c'è stato un momento in cui noi stavamo parlando con lei, perché mi stava facendo un'ordinazione, e praticamente, cioè, la tizia, quella lì, si è data la pazza gioia, ne ha combinate di ogni, ha rubato della cioccolata dalla mia borsa e niente, praticamente l'ha distribuita su tutto il divano. A parte questo, vi stavo dicendo che la modifica che vorrebbe fare Omar riguarda il fatto di prenderlo un pochino più lungo rispetto al modello che vorremmo acquistare e del quale appunto mi sono fatta fare il preventivo, giustamente perché il prezzo non mi sembrava così esagerato, ovviamente lui lo vorrebbe un pochino più lungo, il che non ha tutti i torti, è già grande perché ha la chaise longue, però comunque il divano noi lo andiamo a cambiare, oltre al fatto che questo mi fa impazzire, come vi ho detto, vi dico sempre, perché lo devo sfoderare, pulire continuamente, perché vogliamo qualcosa di più comodo per stare tutti insieme, perché ogni volta c'è qualcuno che deve stare per forza per terra, e quindi lo andiamo a cambiare per quello, e visto che ci siamo prendiamolo un pochino più comodo, un pochino più spazioso, ecco, più che altro che comodo, e quindi sabato noi abbiamo appuntamento per far partire l'ordine, ma in realtà faremo questa piccola modifica, ma penso che poi si possa fare tutto sul momento. Comunque ieri in negozio ci hanno detto che se facciamo partire l'ordine per questo sabato, praticamente entro fine marzo dovrebbe arrivare il nuovo divano. Così la finiamo con questa storia, ragazzi, perché è veramente un incubo. Si può dire che questo divano sia l'unico elemento che in questa casa mi dà più lavoro, oltre ovviamente a quella tizia lì, perché sfodera, rifodera, poi ogni volta devo fare due lavatrici perché non mi sta tutto l'intero rivestimento in una sola lavatrice, per cui vediamo di farlo partire volentieri questo sabato, così almeno, boh, risolviamo anche questo problema. Da che era super buio è uscito un sole pazzesco, ho dovuto tirare giù la serranda perché noi sul terrazzo non abbiamo ancora messo le capottine, non so bene come si chiamino nello specifico, perché costano, quindi lo abbiamo rimandato, però anche lì è una cosa da fare, dovremmo farla, ma non so quando, sinceramente non so dirvi quando. Comunque, quello che vi posso dire è che finalmente in questo fine settimana, oltre a far partire l'ordine del divano, come vi ho accennato prima, completeremo la questione vetrate, nel senso che Omar andrà a rifinire quelle principali che sono appunto nella parete qui davanti,
l'apertura qui davanti che dà sul salone, perché appunto vi avevo detto che le aveva messe su, però devono essere ancora regolate perché non chiudono benissimo e ovviamente sono salde, non rischiamo di venire giù, anche perché le abbiamo testate più volte, dato che Angelica passando ogni tanto tra manate e tutto il resto, comunque le ha messe a dura prova e devo dire che tengono bene, anche perché comunque diciamo che le abbiamo scelte apposta, avendo una bimba piccola abbiamo scelto qualcosa di sicuro. Ma a parte questo, finalmente metterà su anche la vetrata qua. Questa è completamente da assemblare, magari ve la faccio anche vedere come è arrivata. E basta, così andremo a completare anche questo lato qua, perché sinceramente, ragazzi, dato che le cose ce le facciamo noi, vanno un pochino più alla lunga, perché logicamente in settimana arriva a casa anche tardi, e poi adesso ho ripreso a lavorare anche io e quindi è molto difficile far tutto poi in più con la bimba a casa. Perché è molto curiosa, vuole vedere quello che facciamo. Comunque, vi avevo detto a inizio settimana più o meno che questo sabato sarebbe venuto mio cognato, avremmo rifatto la parete, ma ragazzi, c'è una grandissima novità. Abbiamo cambiato totalmente programma, anche per colpa vostra. Sappiate che ne siete responsabili. Mio cognato non verrà più perché rifaremo la parete, ma non faremo più questo lavoro qua. Anche perché, sinceramente, adesso con le vetrate mi rendo conto che questo colore argento che c'è è un po' troppo scuro, nel senso che ci vuole un qualcosa di più leggero. Settimana prossima, intorno a fine settimana prossima, Omar stuccherà il muro perché appunto la lavorazione che abbiamo attualmente è una lavorazione che è scavata nel muro, bisogna stuccarla, portare la parete allo stato originario, cioè rendere il muro liscio, e poi andremo a fare un'altra cosa che vedrete fra 2 settimane. Intorno a metà febbraio, ecco, mettiamola così per essere più precisi, è una cosa che non vi dovete perdere perché è pazzesca, veramente pazzesca, abbiamo già deciso. Ho avuto l'idea e Omar me l'ha promossa a tutti gli effetti perché è piaciuta tantissimo anche a lui e quindi vi faremo vedere presto questa grande novità che ci sarà, che cambierà completamente. A questo giro andiamo sul sicuro perché cambierà completamente e più che altro la sicurezza di quello che verrà fuori. Perché l'effetto sarà quello che mi aspetto, perché non può essere diversamente. Facciamo le corna perché sono sfiga, si impossessa di me, però no, è un qualcosa grazie alla quale andiamo sul sicuro, ecco. E quindi c'è stato questo cambio di programma e sono molto soddisfatta, devo dire. Sono soddisfatta, ovviamente aspetto di vedere l'effetto finale, ma già questa idea mi piace molto. Non vi dico la fatica per lavarla, le urla per lavarla e poi per non parlare delle urla per pettinarla. Dove vai adesso? Dove stai andando? Quello lì è da mettere via. Qui che abbiamo? Oh, ciao, spiaggiata! Cosa stai facendo? Sei caduta? Eh? Oh no! Stai soffrendo? No, ma no! Oh mamma! Cosa c'è? Guarda che io ti ho appena finito di pettinare. Cosa stai facendo? Ma quello era pulito. Mi abbracci? Eh? Abbracci la tua mamma. Abbracciami. Oh, ti sei messo pure il dito nell'occhio. Ma perché non mi vuole abbracciare? Ma cosa stai facendo con questo pellicciotto? Dai che dobbiamo uscire. Ci vuole la giacca e il cappello, non il pellicciotto per uscire. Non si esce così. Ti sei messa già la giacca?
Ma non mi interessa. Vieni. Vieni. Chi so, a chi bussi? Vieni, si bussa quando si è fuori dalla porta, non quando si è dentro. Dai, andiamo a mettere la giacca e il cappellino. Vieni con me. 3 ore, ragazzi, per uscire. 3 ore solo per lei. Perché ti ho pettinato? Perché? Oh, santo cielo. Io ci rinuncio, basta. Non voglio pensare a quando andremo all'asilo, come dobbiamo fare. Dobbiamo alzarci alle 4 al mattino. Ma cosa ti sei messa? La sciarpa? Ma quanto è magra. Quanto è magra. Mi fa dannare per mangiare. Sì, mi fai dannare. Ehi, dobbiamo mettere la giacca. Vieni qua, togliti quel pigiama che era pure pulito. Vieni qua. Ma ti ho detto che devi venire qua, Angelica. Angelica, perché hai i calzini in mano? Dobbiamo uscire. Guarda, guarda, questa essere è in collegio, ti ci porto. Oppure scappo di casa io. Mi sa che scappo di casa io, va, così risolvo tutti i problemi. Allora, il momento in cui metto Angelica sul seggiolino e faccio il giro della macchina, quindi dura qualche secondo, è un momento di riposo per me, perché lei rimane dentro la macchina, chiudo la porta, non la sento, e nel fare il giro io mi riposo. Poi mi siedo qua e ricomincio la cantilena, giusto? Adesso dove andiamo? Andiamo a lavorare. Buon lavoro e ci vediamo questa sera. Buon lavoro a me, sicuramente ne ho bisogno. Ci vediamo più tardi. Dovremmo entrare in casa, ma niente, sta dormendo. Lascio Omar dentro. Ciao Omar. Ammazza che brutto. Anche di notte. È brutto di notte. Era bello di notte, ma tu sei brutto anche di notte. Non sto sentendo niente di quello che dico. Ragazzi, buonasera, rientrati adesso, sono le 7:20, in realtà sono appunto rientrata perché Angelica si è addormentata in macchina e siamo arrivati insieme con Omar, ci siamo anche incrociati per strada e quindi gli ho detto rimani tu, tanto lui si guarda il monitor della macchina, si programma tutto, così io entro, sistemo le cose che ho acquistato oggi e mi metto a preparare la cena. Allora, volevo dirvi che ho fatto un salto veloce da Lidl, ho proprio preso 2 cose perché stavo lavorando e quindi sono passata e mi sono detta mi butto dentro alla veloce. Allora, ho acquistato lo spremi agrumi perché da domani voglio riprendere, non dico la dieta, un regime alimentare più sano sicuramente, e quindi ho voglia di farmi una bella spremuta dato che abbiamo un bel carico di arance. L'ho preso, è uno spremi agrumi elettrico e praticamente l'ho pagato sui 12-13 euro. Adesso vi dico, aspettate, no, questo è dell'altro Lidl e questo qui. Allora, l'ho pagato 11,99 euro, quindi boh, speriamo solo che funzioni, nel caso ve lo riporto. Oggi c'è un sacco di cose interessanti da Lidl, però sinceramente ero di corsa, stavo lavorando e non mi potevo permettere di fermarmi e guardare più di tanto. Comunque, è questo, bianco. E mi piace un sacco la marca degli elettrodomestici di Lidl, Silvercrest. Io ho acquistato degli elettrodomestici di questa marca che ho ancora dopo 5-6 anni, tipo il frullatore a immersione, un sacco di cose, ed è veramente una marca valida. Infatti appena ho visto lo spremi agrumi mi sono detta lo prendo. Poi praticamente ho acquistato il semolino della Mellin per Angelica, perché siccome mi fa impazzire nel mangiare, siamo di nuovo in un periodo critico, ma i periodi critici sono più frequenti di quelli in cui mangia, ogni tanto di sera principalmente le preparo queste cremine che a lei piacciono, così le metto l'omogenizzato di carne e almeno le faccio mangiare un po' di carne. E ho preso anche appunto la crema di riso, lei adora semolino e crema di riso, così boh. Poi ho preso lo struccante, l'acqua micellare della Garnier,
E questa l'ho pagata, vediamo se trovo, 2,79 euro, è il formato piccolo, però me lo sono preso da tenerli. Poi ho acquistato, vabbè, i guanti, perché mi servono, io ho il brutto vizio di non utilizzarli, ma ogni volta, non vi dico, il brucio dalle mani. E poi ho acquistato questi pannetti che adoro, che prendo spesso da Lidl, perché mi piace come lucidano le superfici. Si possono utilizzare sia da asciutti che da bagnati, ve ne avevo già parlato, li ho finiti completamente, li utilizzo principalmente per la cucina, soprattutto anche per andare ad asciugare il piano induzione, e così rimane bello lucido, bello pulito. Poi sono passata al DM, dove ho preso altri pannetti, questi sinceramente non li conosco, c'è scritto che però sono dei pannetti in microfibra, che possono essere utilizzati sia da asciutti che da bagnati, e questi li ho voluti acquistare per andare a spolverare, perché non mi piace utilizzare lo Scottex per spolverare, solitamente utilizzo appunto questo genere di pannetti, e lo Scottex lo utilizzo soltanto in combo con il Quasar per la pulizia dei vetri. Ce ne sono tre all'interno e non li conosco, nel senso che è la prima volta che li ho acquistati, sono costati 2,79 euro mi pare, e c'è questo verd'acqua, poi c'è la versione rosa e poi c'è questo che è un carta da zucchero. E poi ho acquistato una tinta labbra, questa che ho su è una tinta labbra, mi chiedete sempre in tantissime, la compro o su Amazon o al DM, ed è della stessa linea di questa che ho preso oggi, della Maybelline. Questo è un rosso, e invece ho voluto prendere un colore un pochino più rosato, adesso poi domani lo proverò, purtroppo non c'era il test, il campioncino da provare, e quindi l'ho preso così alla cieca, speriamo che non mi faccia sembrare una morta. E la colorazione è il numero 125, domani comunque la provo e vi faccio sapere. Basta, ho preso proprio delle cose al volo che mi servivano assolutamente. Adesso ragazzi belli, vi saluto, sistemo queste cose, mi cambio rapidamente, mi metto a preparare la cena, perché altrimenti poi quando arriva Angelica devo fare queste cose nello stress, nel casino più totale, invece in questo modo me le faccio tranquillamente con il silenzio. Ah, che bello! Comunque, intanto sentite la lavatrice che nel mentre ho già fatto partire con la seconda parte del rivestimento del divano, ho già tirato fuori i cuscini, il rivestimento dei cuscini che ho fatto partire oggi prima di uscire, così li stendo e speriamo che per domani siano asciutti. Vi stavo dicendo che nel video di domani vi mostrerò finalmente la vetrata che andrà qui, infatti domani mattina, grazie al cielo, era a casa perché doveva lavorare, c'era questa eventualità, però per fortuna no, sarà a casa, quindi finché Angelica dorme, ecco sono arrivati, solitamente lei dorme un pochino di più al mattino, quindi domani mattina sarà già sveglia, però appunto se... Non erano loro, era la mia vicina. Comunque, vi stavo dicendo che vi farò vedere la vetrata, così se Angelica dorme domani mattina, Omar fa che montarla, perché lei non deve essere nei paraggi dal momento che ci sono tutti i vetri, troppi vetri, e quindi è pericoloso. E niente, così finalmente la mettiamo su. Adesso vi saluto, devo fare in fretta perché se arrivano poi ho poco tempo. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!